Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi io non vi voglio portare i minerali, ma vi voglio portare nell'ambito dei fossili, anche se non è proprio quello che colleziono, però qualche pezzo ce l'ho. E in questo caso si tratta dei pesci trombetta che si trovano in provincia di Forlì Cesena. Questi pesci trombetta hanno più o meno sui 5.000 anni, quindi non sono neanche tanto recenti. E i pezzi che vi mostro naturalmente sono di una vecchia collezione di un signore che praticamente me li ha regalati tanti, perché lui ne aveva tantissimi. E mi sono imbattuto su un pezzo dove praticamente c'è tutto il pesce in mezzo all'argilla, perché si trovano in mezzo dell'argilla stratificata. Quindi vuol dire che il pesce, quando muore, praticamente si appoggia sul fondo e viene ricoperto piano piano dall'argilla, eccetera eccetera, e dopo lì si forma il fossile. In questo caso sì, è sempre un pesce trombetta, però è decisamente tutto sotterrato dall'argilla, e piano piano voglio vedere se riesco a tirarlo fuori, come altri pezzi che ho sempre sistemato io, che adesso sono in collezione, che sono venuti veramente una bomba, usando naturalmente il mio metodo. Quindi dopo ve lo condivido a voi e vedete se può andar bene, se posso migliorare con qualcos'altro, se faccio bene o se faccio male. E niente, mettiamoci subito al lavoro. Ok, eccoci qua. Come ben sapete, gli attrezzi che uso praticamente sono sempre i soliti, cioè aghi. In questo caso uso sempre dell'ago, perché con l'ago riesco a togliere pezzettini piccolissimi di argilla senza rovinarlo troppo. I miei magici occhiali. Poi dopo uso un pennellino e un po' di acqua, perché così dopo l'argilla inizia a diventare un po' più morbida e un po' più semplice da togliere. Iniziamo a lavorare in questa maniera. Quindi prima con un po' di acqua andiamo ad ammorbidire tutta l'argilla nella parte che ci interessa, facendo questo lavoro qui. E poi con l'ago andiamo a levare tutta l'argilla in più, facendo molto molto piano, perché sennò c'è rischio che viene via tutto. Che tra l'altro, quello che mi viene in mente adesso è che questa qui è proprio la parte finale, cioè la coda del pesce, non è nemmeno la parte della testa, perché come vedete qua inizia ad accorciarsi, quindi questo vuol dire che qui c'è la coda che sicuramente farà così e poi una L più o meno, oppure sarà completamente dritta. E questa cosa mi scoccia veramente un sacco, però almeno vi faccio vedere come lavoro io con queste cose qui, e poi dopo semmai vi faccio vedere anche i pezzi che ho in collezione. Ecco qui infatti c'è la parte dell'L, la spina praticamente fa così e poi dal di qua andrà da questo lato qui. Fatto vedere dopo, appena abbiamo pulito tutto il pezzo, io uso questo. È una colla acrilica che praticamente non è tipo la classica Vinavil, perché la classica Vinavil si asciuga molto più lentamente, poi dopo c'è il rischio che rilascia tipo degli aloni bianchi. In quell'acrilico c'è alcol e la colla, quindi si asciuga anche molto più velocemente della classica Vinavil. E con un pennello morbido, mettendo un goccettino, in questo caso nel tappo, un po', ma proprio una punta, e glielo si dà sopra la parte interessata. Ecco qua, e adesso aspettiamo che si asciughi. E dopo qualche minuto già possiamo vedere
che il pezzo è molto più brillante, bello e sicuramente andrà via con più fatica. E ora, perché questo qui, come vi ho già detto fin dall'inizio, è un pezzo un pochino più brutto, vi faccio vedere i pezzi belli che sono riuscito a pulire. Questo è uno dei pezzi che ho completamente pulito, come vi ho detto, vi ho spiegato, e poi dopo ritagliato con la sega, perché era una piastra veramente grande. Questa punta sarebbe la coda, che sarebbe proprio, e questo qui invece è tutto il pesce. Il procedimento per pulire questo pezzo fondamentalmente è stato uguale identico a pulire questo qui. Questo qui è il risultato. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia veramente piaciuto, che vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda potete scrivermi su Instagram, eccetera, eccetera. Io vi lascerò tutti i link sotto il video. E poi niente, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio a tutti di aver ascoltato fino alla fine, e se avete qualche consiglio lo appresto molto volentieri.